The power of soft air. Ciao. Scusa. Qui. Ok. Ecco qua. Grazie, ciao. 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 Sì, cazzo. Era da 3 ore che avevo lasciato la GoPro sopra alla finestra. Ciao ragazzi, bentornati, siamo qui per fare un nuovo video unboxing. Come avete visto dalla clip precedente, ho fatto anche una cosa un po' da stalker con il corriere, però è stata una cosa particolare. Questo pacco mi arriva da un privato, che adesso lo nomino anche perché è fenomenale, si chiama Riccardo Maggioni, e io con questo video gli faccio un feed più all'infinito, perché è un grande, molto disponibile, professionale nel fare le cose. Come vedete, anche il pacco fatto bene, le foto curate bene, poi mi manteneva sempre in contatto, quindi gran figata, ti ringrazio ancora. Ora procediamo subito a vedere che cosa c'è qua dentro. E insomma, è qualcosa che non vi sareste mai aspettati da me come fucile, quindi sapete già che è un fucile. Mo lo apriamo senza squartare quello che c'è sotto. Ecco qua. Siete pronti? Ok. Oh mio Dio, non ci posso credere. Non ci posso credere. Ok, aspettate che metto a fuoco, che leggiamo, così leggete anche voi cosa c'è qua. Ciao Rico, ecco il tuo nuovo bimbo. Trattalo sempre con cura e vedrai che ti ripagherà. 3 smile e questa. Che io... Oh mio Dio. Cioè, che figata, cioè io questa me la incornicio e ci metto sopra una cornice d'oro. Cioè, poi guardate la professionalità, cioè il foglio con la scritta è addirittura il pezzettino di velcro per tenere la pezza attaccata. Cioè, io dico che una cosa così non si vede tutti i giorni. Ok, caviamo via questo coperchio qua che dà solo fastidio alla luce. Oh, padabam. Guardate il mondo che c'è qui dentro. Qui dentro c'è qualsiasi cosa. C'è... Adesso pian pianino smaltiamo via questi pezzettini qua. Ok, come prima cosa. Tanto avete già visto che cosa c'è qua sotto praticamente, invece non ve lo faccio vedere. Un calcio CTR della Magpul. Questo qui è autentico Magpul, si vede, si sente dalla consistenza e si vede anche dai loghi. Gran figata. Questo qua me l'ha dato per pochissimo, quindi non so come ringraziarlo. Poi questi qua che sono gli estrattori per i caricatori Magpul, che dopo vedrete su quali caricatori vanno, e poi comunque ce ne sono anche altri, eccoli qua, altri 2 qui. Ok, li mettiamo qua. Poi qui abbiamo le M-Bus. Queste qua sono replica, perché purtroppo quelle originali costano un po' tantino. Da notare come tutto è accuratamente imballato. Sì, dai, sono fatte discretamente bene. Questo che è un attacco per la cinghia da mettere nel rail delle slitte per attaccarsi la cinghia. Poi questo qua pesa mezzo chilo sta cosa. È uno spegnifiamma, quindi avrete capito che fucile è. Ma figa se pesa. Va bene. Poi altri accessori, vediamo un po' qua che cosa c'è.
la grip AFG1 della Magpul in colorazione tan e la batteria che questa qua mi ha regalato, grazie mille perché è anche figa, 7.4, 15C e questa qua è bella sottile, entra in qualsiasi fucile. E qua ecco la FG, guardate quanto è bella, è lunghissima, mamma mia, ed ha un ottimo comfort questa qua, gran figata. Mettiamo via anche questo e cominciamo a vedere i caricatori. Guardate un po' i caricatori e voi direte che cacchio è? È una K meraviglioso, ovvero il Beta Project della, cioè la marca Beta Project, e la marca con cui ha collaborato è proprio la Magpul. Quindi caviamo via tutti i caricatori che sono un'infinità. In più qua sotto abbiamo un'altra cosa, ovvero il grip secondario, questo qui è quello originale da K. Poi altra cosa, questo è il poggia guancia per il calcio Moe o CTR che va fissato nei buchi, e qui sotto finalmente abbiamo il fucile. Qui abbiamo il manuale di istruzioni, guardate, ecco qua, molto ben curato. E sotto tutti questi pezzetti di carta troviamo finalmente la replica. Wow, è veramente una figata, pesa abbastanza, quel tanto che basta per renderlo bello realistico. Bolt catch, selettore di fuoco che fa ottimi rumori, ma questo lo rivedremo in una prossima recensione. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti. Thanks for watching.